Nell'ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Viareggio con l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in provincia di Lucca e con la sezione viareggina dell'ANPI per il Giorno della Memoria, spicca questa mostra 1938, il banco vuoto, l'applicazione delle leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca, curata da Silvia Angelini, che mostra che ha avuto il patrocinio del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea e dell'Unione delle Comunità Ebraiche ed è esposta nella biblioteca comunale. In un periodo in cui si parla tanto di presenza a scuola, di valore della scuola, ecco, questa mostra ci ricorda che tra le prime conseguenze dell'applicazione delle leggi razziali del 1938 ci fu l'espulsione dalle scuole statali italiane degli alunni e degli insegnanti di razza ebraica. Il clima politico di regime, la propaganda fascista soffocante è documentata dalla stampa, dalle cronache delle cerimonie di apertura dell'anno scolastico che si ripetono anche quest'anno in tutte le scuole. E quanto ai provvedimenti di espulsione degli ebrei dalle scuole, che per gli alunni si manifestano con un rifiuto dell'iscrizione al nuovo anno scolastico, colpisce l'inesorabilità della burocrazia scolastica. C'è un pannello dedicato a vicende che accadono nel liceo classico, il liceo dove insegnavano i Delfreo e gli Ienco. L'indifferenza è pressoché assoluta da parte dell'opinione pubblica. È impressionante come sia nelle testimonianze sia nella documentazione ufficiale questa epurazione della società italiana dagli ebrei, questa espulsione degli ebrei dalla scuola, questo allontanamento dalle cariche, dalle funzioni pubbliche avvenga senza clamori, nel silenzio assoluto, come se si trattasse di una cosa normale. E come cosa normale è vissuta dagli stessi colleghi del professore che viene sostituito, dagli stessi compagni di banco del ragazzo, di quel banco che appunto rimane vuoto. La mostra documenta alcuni di questi casi che in provincia di Lucca riguardarono complessivamente una ventina di persone. La maggior parte dei casi riguardò poi Viareggio, dove il numero maggiore di espulsioni avvenne nella scuola elementare. A Viareggio infatti viveva il nucleo ebraico più popoloso della provincia. A Viareggio dai primi anni 30 funzionava un oratorio, una piccola sinagoga situata al primo piano di un edificio locato in via Fratti. A Viareggio era stato tenuto su una piccola area del cimitero comunale anche un cimitero ebraico. Ecco, con spirito di resilienza le famiglie responsabili della sezione viareggina perseverarono per cercare un modo di dare una scuola ai loro bambini e l'occasione fu offerta dalla legge stessa che prevedeva l'istituzione a spese dello Stato di una scuola elementare con effetti legali per i fanciulli di razza ebraica qualora ci fossero almeno 10 iscritti. La scuola era una scuola dell'apartheid, doveva rimanere ben separata dalla scuola normale, anche gli ingressi, se fossero stati nello stesso edificio, dovevano essere separati. Ecco allora che i responsabili della sezione ebraica locale, in accordo col presidente della comunità di Pisa, adottarono la soluzione scelta anche da altre comunità israelitiche di mettere a disposizione dei locali dove organizzare le lezioni. E i locali prescelti furono proprio quella stanza dell'abitazione del custode della sinagoga. Al piano superiore c'era la sinagoga, al piano terra c'era l'abitazione di Augusto Cassuto, dove appunto fu sistemata questa piccola scuola elementare. Fu possibile allestirla nel 1940, quindi l'anno successivo, l'anno scolastico successivo al 38, il 39-40, per il raggiungimento appunto di questa decina di iscritti. Gli ebrei viareggini procurarono l'essenziale dell'arredamento e al comune di Viareggio toccò remunerare la bidella, il ruolo che non poteva essere assegnato a una persona ariana e che quindi fu affidato a Corinna, la moglie di Augusto Cassuto. Sempre seguendo le indicazioni ministeriali, il provveditore agli studi
nominò un'insegnante a Viareggio, anche lei doveva essere ebrea, e fu la pisana Gabriella De Cori, una maestra espulsa appunto perché ebrea. Quella di Viareggio fu una sezione unica nel senso una pluriclasse, che raccolse 10 scolari di tutte le classi. L'esistenza di questa scuola rimase appesa a un filo, essendo appunto legata al numero degli alunni, e qui bisogna dire che il direttore didattico Cesare Della Capanna ebbe uno sguardo benevolo, non chiedendone la chiusura anche quando il numero degli alunni rimase incerto. Poi, con l'incalzare degli eventi bellici, ecco che i numeri aumentano significativamente nell'ultimo anno, 1942-43, quando vennero bambini e bambine da altre città da cui fuggivano per i bombardamenti, da Livorno, ma anche da Torino, da Milano. Quell'anno si chiuse anche con un appuntamento mancato, quello con alcuni bambini, figli di ebrei stranieri, esuli, internati a Castelnuovo di Garfagnana. Loro naturalmente erano stranieri, quindi non avevano il diritto alla scuola di Stato, però i loro genitori, internati a Castelnuovo, avevano costruito una piccola scuola privata e chiesero di venire a sostenere l'esame come privatisti alla scuola di Viareggio. E il direttore della Capanna si mise d'accordo per realizzare questo risultato, che però dovette essere rimandato per l'incalzare appunto della guerra e poi naturalmente fallì completamente. Con l'8 settembre del 43 cambia tutto. Inizia l'occupazione nazista, si costituisce la Repubblica Sociale e si vede come la negazione dei diritti fu l'anticamera della persecuzione delle vite. Ora c'è da proteggere le vite stesse, c'è il dramma degli arresti, il dramma delle deportazioni, la scuola di Via Fratti non riapre, gli alunni con le loro famiglie, viareggine e no, si disperdono nella affannosa ricerca di un rifugio sicuro, anche Augusto e Corinna con i loro figli lasciano Viareggio, si portano dietro gli arredi della sinagoga. La deportazione non si abbatté direttamente, non colpì direttamente fortunatamente i bambini della scuola, ma alcuni loro parenti furono deportati e assassinati. Colpì invece i bambini internati di Castelnuovo Garfagnana con le loro famiglie, furono catturati e inviati nella destinazione dello sterminio con lo stesso convoglio di Liliana Segre. In quel convoglio tra l'altro c'era anche Luciana Pacifici, suo padre un viareggino. La famiglia era venuta su da Napoli in Lucchesia, dove era stata catturata. Per lei l'esperienza scolastica sarebbe stata ancora lontana perché aveva pochi mesi, era nata nel maggio di quel 43. La maestra Gabriella, arrestata sulla montagna Pistoiese, deportata con la sorella, arrivò ad Auschwitz con lo stesso convoglio di Primo Levi. Per lei, anche per lei, non ci sarà il ritorno.